Salve ragazzi, siamo in VR. Lo so, è una sorpresa, ho preso il VR circa un mese fa. Niente, siamo qui perché volevo fare un tentativo, volevo provare a portare, queste tra l'altro sono le mie mani, volevo fare un tentativo e farvi vedere un gioco o dei giochi in VR che a me piacciono tanto. E quindi volevo essere qui oggi insieme a voi, giocarli e provarli insieme. In questo momento siamo in Horizon Worlds. A parte questa bacheca informativa, c'è questo, c'è davanti a me questo, e in pratica sono in Roblox di Meta, però non glielo dite. Quindi niente, questa è semplicemente una intro, adesso entriamo in gioco, ed è una premessa perché arriverà anche un video in cui parlo della mia esperienza, del mio diciamo primo mese e mezzo con il visore, e vi spiegherò e vi racconterò anche un pochettino quelle che sono state le sensazioni e quali sono le cose che si possono fare, che ho fatto e che ho provato a fare con il visore. Ma direi, bando alle ciance, andiamo in gioco. Dunque, avete mai sognato di trovarvi all'interno di un dungeon di Minecraft? Magari di quelli fatti bene, con le mod e tutti i mostri particolari? No? Beh, oggi ci siamo dentro. Benvenuti in Ancient Dungeon, gioco che si ispira relativamente poco a Minecraft. Se non fosse solo per la grafica. Ah, sì, queste sono le mie mani. Si tratta di un roguelike dove, insomma, esploriamo i dungeon. Siamo armati in questo momento specifico, non lo siamo. Lì c'è un tizio seduto che ci guarda, credo. Andiamo avanti. Questo è il dungeon, ragazzi. Noi scenderemo qui giù. Possiamo usare Sword and Knife, Locked. Questo in realtà credo sia coltello e balestra. Non ce l'abbiamo, quindi avvio. Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Che brutta zona. Oh, ragazzi, questo è un esperimento. Non so come verrà la registrazione del microfono, non so come sarà il tutto, però ci proviamo, va. La cosa bella di questo gioco è questa, tutta una fisica. Io tipo voglio tagliare questo e lo taglio, vedi? E poi c'ho il coltello da lancio. Se faccio così, vedo la mappa, questa è la mappa, questa è quante chiavi ho, quanti soldi ho, quanta vita ho. Solo 3 cuori, ma aspettavo molto di più. Oh, perfetto. Lanciare la roba è veramente complicato. Esploriamo insieme codesto dungeon. Una caschia. Oh, guarda. Aspetta. Voglio giocare a racchettoni. Allora. Maleducato. Però io adesso voglio aprire sta cassa. Guarda la liana che scende. Che cosa incredibile. Si apre così? Sì. Una chiave! Ho sentito rumori? Oh! 2 slime! Oh! Si colpirà? No! Dai, fatevi sotto! E che cazzo! Ma è possibile che muoio contro gli slime? Io devo rompere tutto! Anche questo si rompe! Devo rompere... Cos'è lì dentro? Pezzo di merda! Io come fa... Ok, così si fa. Ragazzi, la fisica è bellissima. Ce n'è un'altra, ce n'è. Catragna. Fare così, perfetto. Attenzione. Oh! Cassa e un tavolo rotto. Un'altra chiave. Possiamo andare anche di qua. Trappola lì. E lì sta arrivando qualcosa. Proiettile vagante. Attenzione. Oh wow. Cavolo. C'era un'altra trappola. Non l'avevo vista. Questa si riattiva? Sì che si riattiva. Oh. Che cos'era quello? Un pipistrello? Guardalo. Se lo piglio così? Non lo piglio. Oh wow. Sono... sporco. Dobbiamo trovare qualcosa con cui curarci. Se... Quello cos'è? Ma... Lancia le pietre? Vabbè, niente, è diventato partita di tennis. Yannick Sinner... gliel'ho rotta. Ecco il cavolo che scendo senza... aspetta. Aspetta, però glielo devo prendere... Esatto, così glielo devo prendere tipo a racchettino, non... Stavo per colpirmi. Oh, lui è morto. E meno male che non l'ho ucciso così, perché come avete visto fa robe. Vabbè, lui non muore. Andiamo da vicino?
Oh cavolo, c'è un'altra trappola. Salve amico. Allora, qui abbiamo una porta e una cassa. Io aprirei entrambe, abbiamo due chiavi. Cos'è? Un dente? Sì. Oh, aumenta il danno melee. Ci sta, mi piace. Questa invece... Ma scusa, se io faccio così... Eh beh sì, abbiamo usato la chiave. Sicuro che non ci sono trappole? Eccala, lo sapevo. Dov'era? E sono morto. E vabbè, ci riproviamo. Io te posso... No, un cazzotto. E rieccoci qua. Che bella la vita. Quella mi sa che è brutta. Era decisamente brutta. E infatti c'è morto l'amico. Quella è una mela? Non mi atta a casa? Una chiave. Uno slime. Pezzo di... Oh, la chiave possiamo già fare così? Un'altra mela? Allora, questa la piglio. Praticamente io posso fare così. E la conservo. E mi prendo anche questa. E la conservo. Tutto devo spaccare. Al di là che potrebbe esserci roba. Però è anche soddisfacente farlo. Porta che si apre da sola. Arriva un proiettile lì? No, non c'è stato bisogno di respingerlo. Adesso sì. Attenzione. Partita a racchettoni. Stanza, credo, libera. Madonna santa, la fisica, ragazzi. Che cos'è questo? Una relic attiva? Ok, quindi posso dashare. Come si attiva? Così. Raga, quando siete nervosi... Ecco, venite qua. Venite qua se siete nervosi e spaccate tutto, guarda. La vostra fidanzata vi fa incazzare? No problem. Vostra madre peggio? Ecco, vedi? Chi te l'ha detto, mamma, che non poteva essere un lavoro serio per fare video? Questo spara... Attenzione, spara in più direzioni, ma è un coglione. Se riusciamo, ovviamente. Oh, attenzione. Stavamo per... morirci molto poco furbamente. Ma dai, lui è corazzato, questo è un problema. Ecco, vedete. Io come lo... Ah, ecco, bastava colpirlo più duramente. Au. Tra l'altro, non mi viene il voltastomaco a voi? A me insommina, eh? Insommina. Allora, di qua se scende... Anche se in realtà noi potremmo scendere anche di qua. Porca... Che paura. Se decisamente di qua se scende, ma si va da un'altra parte, credo. Ma io poi posso risalire. Sì, sì, c'è la scala, quindi... Eccoci qua. Ah, na, 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 na. Doppio colpo. 12. Però non dobbiamo morire così. Vabbè, dai, una mela. Cassa. Soldi. Va bene, dai. Va bene. E voi vi starete chiedendo, a che te servono i soldi? E da quello che ho capito... Ciao. Da quello che ho capito, ci sono delle... dei market... all'interno dell'avventura, ecco. Cioè, c'è un... nel dungeon si trova un venditore che ti vende roba. E che cazzo... Oh, scusami. Arrivederci, eh. Qui c'è un'altra cassa, attenzione, amici. Sempre soldini. E niente, oggetti utili. E la cosa di salire le scale, ragazzi, è incredibile, perché devo fisicamente aggrapparmi e salire. Se non è il futuro del gaming questo, ragazzi, non so cosa dovrebbe esserlo. Andiamo di qua. Andiamoci che non si sa mai. Oh, perfetto, lo vedo già laggiù che si sta avvicinando. Toh, non l'ho preso. Toh, l'ho preso sulla gamba. Toh, un'altra volta la gamba. Sulla testa. Se lo uccide così... È molto difficile, ma sì. Gli ho staccato la testa. Ma io posso farlo a fondo? Certo che se lo farlo a fondo. Fighissimo. E se suda come un maiale in questo gioco. Attenzione, che cos'è? Gain 25 points. Lo piglio. Mi piace. Oh, questo mi è utile, questo mi è utile. Abbiamo un cuore. Va bene, dai. Mi sta arrivando qualcosa da dietro, vero? Sì. Ma è un proiettile inseguitore. Arrivano slime. E mori così di racchettona. Ragazzi, che champion. Trappole niente, vero? Oh, per adesso, quanto pare, no. Porta. Salve. Cos'è quello? Ah, è il venditore. È lo shop.
Salve signor venditore, che mi vendete bello? Allora, questo che fa? Kane Random Relic, non mi interessa. Questo mi dà un cuore, immagino come quello di Isaac. Questo che fa? Summon a Wisp? In che senso, signor venditore? In che senso summon una Wisp? Mi dica, la prendiamo. Abbiamo perso il dash, ma abbiamo questo. Questo che fa? Per 5 monete ci dà un qualcosa. Non abbiamo preso niente. Cos'è? Oh! Praticamente se questa ce la lanciamo ai piedi, questa pozione, e la scassiamo a terra, ci dà extra attacco. Cioè ci potenzia l'attacco, la potenza dell'attacco. Proviamo un'altra volta? Niente, vabbè, arrivederci, eh. Signor, io posso... Non le fa piacere, vedo. No, niente, lasciamo... Arrivederci, eh. Oh, okay. Eccole le trappole. E io ci sto camminando giusto nel mezzo. Oh, questo male. Soldi. Non si attiva? Si attiva, non si attiva? Vado. Ecco, si è attivata. Neia, la stronza. Dai. Oh, possiamo... Sì, possiamo. Oh, perfetto. Dove siamo? Ah, di nuovo? Quella è una pagina? Ah, Lore Relic. Ah, ci spiega la storia del... Interessantissimo. Non c'è trappole, vero? Non c'è trappole, non c'è inganno. Qui c'è una porta. E dove porta la porta? Salve. Oh, quella è la porta del boss. Boss del primo piano, boss del primo dungeon. Ci addentriamo, spariamo questo e questo. Direi che è la cosa più furba da fare. Salve. E vabbè. Perfetto. Chiamiamo anche questa Wisp. Mi ha deluso fortissimo, mi ha deluso questa Wisp. Ma non smanaccia, non vale, signori. No, coglione. Aia, che danno. C'ho un cuore soltanto. Agno. Attenzione, fa l'attacco. Ha spento la luce, il bastardo. È morto. Però io ho solo un cuore di vita. O dunque. Questo cos'è? Un premio? Ok, no, questa è una sorta di roulette russa. Una volta che lo utilizziamo o ci dà mezzo cuore oppure perdiamo mezzo cuore. No, non va bene. O ci dà un cuore o ce ne leva mezzo. Qui possiamo scegliere se salvare e quittare dal dungeon. Ma noi andremo avanti, signori, perché siamo coraggiosi, siamo forti, siamo una mujer. Oh, salve, signor Soul Slime, senza un occhio. Si avvicina anche meno aggressivamente, però. Quanto è forte, signor Slime, senza un occhio? Ci sono troppi nemici. E io solo un qua... Sono un cretino. Sono un cretinissimo. Cosa è successo? Allora, non so cosa è successo, ma va benissimo così. Scusatemi, ragazzi, so che vi sto a far venire la nausea, però io devo esplorare. Non so nemmeno come sta avvenendo la registrazione. Me lo fate sapere nei commenti se vi piace tutto ciò. Che fa questo? Oh, ok. Lo lanciamo ai nostri piedi. Ci aumenta la crit chance e il danno, ma la nostra velocità di movimento è ridotta. Tu sei una trappola. E tu sei un pezzo di merda. Madonna santa, questi sono resistentissimi. Questa roba qua mi sa che ci fa danno. Meglio non trovarci di mezzo. Non ho più cure, ragazzi. Dobbiamo trovare delle cure. Ecco, appunto. Andiamo vicinissimi al muro, perché se ci colpisce siamo automaticamente morti, ve lo dico. Questo potrebbe essere un problema. Oh mio Dio. Ok, da qua non ci colpisce. Tu che cavolo sei? No, però non mi fa... No, ma che, siamo scemi? Oh. No. No. Pezzo di merda. Oh cavolo, ma fa una pista bruttissima. Esplode? Oh. E no, non vale. Io non posso caricarti. No, non posso caricarti, c'ho pure il coso scarico.
C'ho la runa scarica. Che culo. Madonna ragazzi, mezzo cuore. Oh, chiave, ma che me ne faccio di ste chiavi? Dai, una cura. Niente. Non basterebbe una mela, un cuoricino, un qualcosa. Un pezzo di carne, un pezzo di pane. No, oh cavolo, questo esplode. Sì, visto? Era quello che è successo prima. Allora, fatti piena amicizia lunga. Due tuoi amici li ho fatti fuori. Niente mi vieta di fare fuori anche te. Ok, esplode, giusto. Allora, la cosa buona è che si respingono. Questa è brutta, ragazzi. Questa è stata molto brutta. Ce la siamo rischiati veramente, veramente tanto. Ragazzi, un'altra chiave. Abbiamo 7 chiavi e mezzo cuore. Che ce ne facciamo? Altri soldi. In tutto ciò, il venditore che fine ha fatto? Non si sa... Dov'è? No, quella non l'ho rotta. Ma che cazzo... Ed eccoci, tornati di nuovo qua. Allora, possiamo potenziarci da quello che so. Ok, qui è dove siamo arrivati. Beh, non ce ne sono tanti effettivamente, ma se sono così difficili. Qui possiamo comprare cose, ma vale per solo la prossimo dungeon? Non lo sapremo mai, lo sapremo nel prossimo video. Amico, posso sedermi qui con te? Dai, mi siedo. È un amico tuo? Fatemi sapere se vi piace questo tipo di contenuto, se vorreste vedermi degli altri e soprattutto se vorreste tirare un cazzotto in faccia a questo. Oh, e a proposito, fatemi sapere nei commenti se conoscete altri giochi tipo questo da giocare in VR. Date un'occhiata ai link in descrizione per supportare il canale comprando magari qualche gioco su Instant Gaming o, perché no, acquistando un abbonamento per NordVPN, che magari vi trovate ad esplorare un dungeon come questo, almeno siete sicuro che tra i nemici non c'è un hacker che possa rubarvi tutte le cose, eh? Che bel placement che ho fatto, diglielo. Da me per oggi è tutto, io sono Raffaele, questo era Stay Nerd e noi ci vediamo nel prossimo video.